importanti aggiornamenti nella gamma per il 2016 e una finestra aperta verso il futuro della mobilità secondo Kawasaki. E questo quello che offre lo stand di Akashi qui a EICMA 2015. Ci racconta tutto quanto Giovanni Poli, che è direttore tecnico di Kawasaki Italia. Buongiorno a tutti. Kawasaki è presente anche quest'anno all'EICMA come classico appuntamento di ogni anno e naturalmente anche quest'anno abbiamo delle novità molto interessanti. Partiamo dalla più piccola, J125 Scooter, abbiamo un nuovo ZZR 1004, ma la novità più attesa è sicuramente il nuovo Ninja ZX10R, anche perché questa moto deriva direttamente dalla moto che quest'anno ha vinto il mondiale Superbike con Jonathan Rea. Questa moto è completamente diversa dalla precedente, benché l'estetica non sia stata stravolta, in quanto motore, ciclistica ed elettronica sono completamente diverse dalle precedenti. Non dimentichiamo che questa moto è Euro 4, quindi mantiene e supera le prestazioni del precedente, pur avendo questa limitazione pesante dovuta alla normativa europea. Kawasaki chiaramente non si basa soltanto sul presente, ma guarda anche al futuro. Il futuro significa sovralimentazione. Noi abbiamo introdotto l'anno scorso due moto che sono al di fuori della mischia, al di fuori del coro, ovvero H2 e soprattutto H2R con i suoi 310 cavalli, dove la sovralimentazione era votata unicamente all'ottenimento di prestazioni al vertice. Questo tipo di tecnologia può essere applicata anche in altri campi e con altri scopi, ovvero non solo prestazioni, ma anche un occhio alle emissioni, al consumo e quindi all'utilità, all'utilizzo di ogni giorno. Perciò in futuro vedremo dei prodotti Kawasaki provvisti di sovralimentazione in aree diverse da quelle che abbiamo conosciuto fino ad oggi.